Dottor Guerra è una struttura che esiste da anni e che vale la pena venire a visitare questo museo. Sì, il museo è stato inaugurato il 1° luglio del 2017. È sicuramente da visitare perché gli eventi che noi facciamo sono tanti, tutti in direzione di famiglie, bambini e adulti anche, e così via. In questi giorni faremo due eventi che sono molto belli. Uno è coniughiamo la storia con la cultura, mentre il secondo è ricordare le antiche tradizioni di come eravamo e come giocavamo. Qui sono stati reperiti giocattoli d'epoca che vanno dai primi 900 agli anni 80. Le strutture e le uniformi, oltre ai mezzi, raccontano una storia che va dal Settecento e arriva fino alla metà del Novecento per dare un'idea dell'attività dei pompieri e della Croce Rossa. Siete stati interrotti dal Covid, ma avete avuto visitatori e quanti ve ne aspettate? Beh, il Covid ci ha fatto chiudere, per cui non abbiamo fatto entrare un solo visitatore. Oggi è il primo giorno di apertura e ci siamo già attivati per organizzare gli eventi. Spero, anzi, sono convinto che le scolaresche appena usciranno dalle scuole vorranno visitare questo museo.